A tennis sono durato solo 2 lezioni, a calcio un paio di mesi. Sono andato da mio papà e gli ho chiesto: che sport hai fatto tu? Mi ha risposto che aveva giocato rugby, ma che era uno sport duro. Allora vivevamo in Argentina e da quel primo allenamento sono passati ben 22 anni. Io sono il numero 8, terza linea centro, sia allo Stade Français, la squadra dove gioco a Parigi, sia in nazionale. Devo placcare, portare avanti il pallone, andare in sostegno dei miei compagni, ricevere il pallone dopo i calci alti. Insomma, il numero 8 deve essere capace di fare tutto. Sergio Parisse, vai capitano. Parisse fa mediano di mischia. Sono il capitano della nazionale. Sono io che parlo ai miei compagni prima e durante la partita. Ho imparato a parlare poco. Nel rugby il rispetto te lo guadagni sul campo. E poi se mi allargo troppo divento noioso. Con tutte le responsabilità del mio ruolo, il tempo libero me lo sono proprio scordato. Quel poco che ho lo dedico a Silvia, la mia ragazza, che ha cambiato la mia vita. L'alimentazione è un punto fondamentale della nostra preparazione. Oddio, con qualche strappo alla regola. Per caricarmi prima delle partite, ascolto solo musica rock. Ho segnato una meta all'Olimpico contro la Francia nel 2012. È volato in meta Sergio Parisse, il nostro capitano. Dopo aver schiacciato la meta, ho messo l'indice alla bocca per calmare l'entusiasmo dei miei compagni. Ma tutti hanno pensato che volessi zittire il pubblico. Alla fine penso che mio papà avesse ragione. Il rugby è uno sport duro, fatto di fatica, sacrificio e sudore. Ma non ci rinuncerei per niente al mondo, perché se oggi sono l'uomo che sono, lo devo ai miei compagni, alla mia famiglia, a Silvia e al rugby. Mi chiamo Sergio Parisse e sono il capitano della nazionale italiana di rugby. Oh.